Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo. Negli ultimi tempi, in particolare con gli assaggiamo, ho fatto tra virgolette qualche sgarro, nel senso che ho assaggiato cose non propriamente sane. Adesso che sto programmando di andare a vivere da sola, adesso non so esattamente quando caricherò questo video, ma insomma sto andando a vivere per conto mio, ho deciso di mettermi tra virgolette un pochino a dieta, mangiare un pochino più sano e per questo vi presento le Veg Crisps, che sono queste, le ho trovate al supermercato, mi sembravano un'alternativa un pochino più sana alle normalissime patatine. Sono fatte con la rapa rossa, la pastinaca e le patatine normali. Vi faccio appunto vedere il sacchetto, le ho trovate in un normalissimo negozio, quindi non dovrebbero essere difficili da trovare anche per voi. Mi sembravano appunto un'alternativa diversa alle normalissime patatine che si trovano in commercio normalmente. Andiamo ad aprirle. Vi faccio vedere l'interno, vedete non ce n'è tantissime, sono se non ricordo, dovrebbero essere 100 grammi, il sacchetto è mezzo vuoto, e sono di tre colori diversi, adesso vado a pescare e ad assaggiare, a cominciare da questa qui che dovrebbe essere la rapa rossa, che ogni presente nei panini e negli hamburger australiani, dove speriamo che sia buona, in genere negli hamburger ovviamente è fresca, non fatta a patatine. Barba bietola, appunto rapa rossa come volete chiamarla, ha un gusto molto particolare in questo caso, è salata ma comunque un retrogusto dolce molto interessante, abbastanza particolare, quindi in questo caso è promosso. Adesso vado a pescare questa che dovrebbe essere, essendo quella un pochino più chiara, penso che sia la pastinaca. Assaggio. Ecco, la pastinaca in realtà è un po' deludente, nel senso che è molto dura, diciamo croccante sì, ma comunque molto molto dura. E non sa purtroppo di niente, c'è il sale che ha un minimo di sapore ma non sa di niente, probabilmente se non fosse insieme a barbabietola e al resto non sarebbe l'ideale. Adesso assaggiamo questa, non riesco a pescarne una, assaggiamo questa, no forse è questa la pastinaca, che ha questa cosa qui, forse quella di prima era una patatina normale. Forse questa è la pastinaca, quindi la patatina normale in realtà vi faccio sapere cos'è. Quella di prima era una patatina normale, ma probabilmente c'è stato qualche problema con la cottura, non so, ma è molto dura e non sa di niente, come vi ho detto prima, mentre quella che ho mangiato adesso, quella diciamo color arancione, adesso ve la faccio vedere insieme così che capite che ci sono delle differenze cromatiche, diciamo così. E quello che ho mangiato adesso invece è la pastinaca, la parsnip in inglese. E anche questa, come la barbabietola o rapa rossa come volete chiamarla,
È molto dolce, quindi ha un retrogusto un po' particolare e molto interessante. Detto questo, io ve le consiglio se volete provarle. Le patatine purtroppo non sono granché, ma almeno se volete provare qualcosa di diverso avete abbastanza buone sia la rapa rossa che la pastinaca. Soprattutto anche se magari volete mangiarvi qualcosa di un pochino più sano, non sono nemmeno molto salate. Spero che il video lo abbiate trovato interessante e utile, in questo caso potete lasciare un bel like e condividerlo con i vostri amici. Se volete consigliarmi qualche snack vegetariano barra vegano un pochino più sano, potete lasciarmi un commento qui sotto. Vi invito ad iscrivervi al canale se non lo siete già e magari anche ad attivare la campanella, in modo tale da non perdervi tutti i miei video. Spero di avervi tenuto un pochino di compagnia e vi saluto dicendovi Have a nice life!